Oh, mi senti? Senti una cosa, so che hai novità per quanto riguarda la storia dell'applicazione di Liva, per quanto riguarda il bunkeraggio e il rifornimento di carburante dei pescherecci, giusto? Sì, proprio oggi, che la legge vigente proprio da oggi, ho presentato in provincia un ordine del giorno, una mozione, e anche per il comune di Chioggia, coinvolgendo i miei colleghi in provincia perché, a prescindere da dei partiti si attivino nei loro comuni dove ci sono le marinerie, quindi Carole, Cavallino, Jesolo e Venezia, per presentare le mozioni per impegnare i comuni, l'amministrazione provinciale, ad interessarsi perché il governo ripensi bene a questo provvedimento che fa inserire su una cosa in cui i pescatori erano esenti l'IVA. Già in questi ultimi 2 anni il carburante è aumentato del 20%, quindi la battaglia famosa che tutti conoscono, è drammatica, del caro gasolio. Questo governo, invece di invertire la tendenza di aiutare i pescatori, in un momento di crisi e quindi di mancanza di liquidità, perché la regola IVA è una partita di giro, quindi si assume il proprio bilancio, ma si può anche scaricare. Ma in questo modo ha posto un settore che già è in una situazione delicata, visto anche che i prodotti poi che vanno sulla tavola dei consumatori, il pesce aumenterà di conseguenza, perché comunque è una filiera Se ce la fanno, scusa se ti interrompo, se ce la faranno andare in mare a pescare, perché da quel che so io la situazione è drammatica, perché adesso anche sulla scorta dell'aumento dell'IVA, dell'applicazione dell'IVA, io so, mi dicono che tanti bunkeraggi. Situazione disastrosa su un settore che soffre, e il grido di dolore è venuto da più parti del settore della pesca con il quale sono in contatto, e quindi vediamo che questa sensibilizzazione, questa solidarietà che dirò nei pressi dei consigli venga poi amplificata anche in altre amministrazioni, perché con un gioco di squadra si possa in qualche modo andare incontro ai problemi della pesca, a prescindere da dove lo usa, ma i problemi della pesca devono essere affrontati prima di pensare solo ad aumentare tasse o imposte. Va bene, Beniamino, metteremo questo su Ciosa News al più presto. Grazie, grazie.